Giovedì nero per le borse, Piazza Affari peggiore in Europa con il listino in rosso per oltre 2,5%. Crollo delle azioni STM e Stellantis che perdono rispettivamente il 14% e l'8%. Accordo tra Siemens e BEI per l'internazionalizzazione delle PMI italiane, previsti investimenti per oltre 90 milioni, economia green e innovazione, obiettivi primari. Unione Europea. La Commissione apre una procedura di infrazione contro l'Italia sulla direttiva rifiuti. 2 mesi al governo per rispondere alla messa in mora. Tariffe RC auto sempre più care. A giugno polizze in aumento dell'8,1% rispetto allo scorso anno. Il costo medio sale a 602 euro. Turismo. In Italia oltre 18 milioni le presenze ad agosto, il 3,2% in più rispetto allo scorso anno. Circa 9 milioni gli stranieri, l'8% in più sul 2023. L'inflazione pesa sui prezzi.